Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sapete cosa fa un maiale che si butta da un palazzo? Muore Dio smerdato. Grazie per i beat, cazzo! Ci sono un honduregno, un norvegese e un italiano. Madonna fra di già. Grazie per i beat, cazzo! Oh, 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 oh. Sapete come si chiama? Grazie per i beat, cazzo! Tra amiche, ciao, come te la passi? Con la spugna perché? Ciao. Grazie per i beat, cazzo. Vi racconto una storia. Lei è... E se ci andassi? Ma perché ci dovrei andare? Non è una roba, non è una roba che... che mi ha mai incuriosito. Mai? Mai. La trovo viscida. Ok. Come mai? Ma manco chiamare un escort, robe, cioè, signore, no. Ti prego, ispira in questo leone dei pensieri cristiani. E questo leone improvvisamente si mette in ginocchio, comincia a pregare e dice: grazie signore per il cibo che mi hai donato. E con questo io vi saluto. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Bello. Arrivederci. Questa era bella, bella. A Don Ambrogio, Don Ambrogio, mi saluti Don Alberto Ravagnano. Sì, quando lo vedo ti lo saluto, ok? Grazie. Ciao, grazie. Don Ambrogio. Maglione. Cosa pensate? Non c'ho il cambio, sono andato a cambiare. Non fa ridere. Perché noi non ci credevamo che avesse il cambio, quindi lui è andato a cambiarsi solo per dimostrarci che ce l'aveva. È vero. Oh, ti vediamo così cos'hai, Simone. No, ho capito, ma scusami, tu sei, ma scusami, se partiamo per una notte, cosa cazzo ti porti? Una valigia? Ma una felpa almeno, non lo so. Questa si è portata a casa, lei, sì, non lo so. Lei si è portata a casa, ma una, lei una la camera da letto. Ma si è detto che ti serve una mano per portare giù le robe, dai, da sotto, cioè, casa? Perché una sacca era gli scarponi, una sacca era gli scilera. Ma anche la necessità di mangiare altri animali. Ti faccio un esempio, Maria Sofia, che riguarda proprio la mia vita. Io ho un disturbo intestinale che se mangiassi solo vegetali morirei, ok? Quindi cosa faccio io? Muoio perché non posso mangiare gli animali, perché tu decidi di no? No, ferma lì. Non puoi interrompermi tu adesso. Stai zitta. Perché hai parlato 3 ore finora. Scusa, quindi silenzio. No. Prima mi ha interrotta tu. Seconda cosa, la sofferenza degli animali è una scusa che tiri fuori tu per sostenere la tua ideologia, perché non è altro che un'ideologia quella che hai tu del veganesimo. Perché gli animali puoi ucciderli senza fare... Non c'è neanche un maschio? Uno e mezzo. Se si vuoi definire. No, è gay. Allora, no. Maria Sofia Pia, ti chiedo scusa. Non sa quel cazzo che dice. No, veramente. Non per me tutti o sono uomini o sono donne o aeroplani o quel cazzo che vuoi, però non esiste. La scasc sus 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 sus. Eh no, io sono Poldo Piccolo. Poldo versione mini. Ciao! Che bello che sei! Grazie! Oddio, è veramente... Mini Poldo! È veramente critica sta cosa! Guarda, sono super il mio nome! Risato! Guarda, aspetta, anche aiuto ballare e basta, torno normale. Bellissimo Poldo, dai, vorremmo un Reddit. Dai, e la Madonna, cos'è, un sasso? Puoi già ridere, eh?
È nato. Cosa che ridere? No, stavo. Ma secondo me, comunque, bisogna dire che fare una canzone non fa di te, cioè, non fa di una persona un cantante. Cioè, no, sì, ma tu non, io non penso che tu abbia la pretesa di definirti un cantante. Io alla fine vi sento piano, ma vi sento, ragazzi. Lui sì. Da smirte, signor Pnart, is did it, is nor cozit, al ner. E non mi sa che si sente il cantante invece. Eccomi qua, no no assolutamente, sono una merda umana che... No no, non sto dicendo no, questo. No no no, va bene. Tipo il ragazzo perfetto che mi tratta super bene, super gentile, che veramente è bravissimo. Mi fa ridere. Tu... il problema è che poi quando lo trovi e... L'hai trovato? No, il problema è quando trovi una persona del genere che è così brava, poi... Io ci provo ad affezionarmi a queste persone e a volerli veramente bene. Ci riesco. Non ci riesco. Ma no. No. Torno subito. No, aspetta. No, gravissimo. Sono tutto successo. Guarda il mio tatuaggio. Oddio. Che bomba. No, io sul... No, adesso sul casino. Neanche questo. Senta Sato, eh? No, non senta Sato. No, arrivo subito. No, tranquillo, qua ci stavo divertendo. Ma quanta carta igienica c'hai in mano? Guarda che non si spreca la carta, Assurdo. Sapete cosa fa rima con Rubino al Samsara di Riccione? Dio assassino e Gesù Cristo coglione. Grazie per i beat, cazzo. Sai cosa dice un barbone ad un altro barbone? Mi faccio tua madre, porcone, le passo LHIVPS, era Freddy Mercury. Grazie per i beat, cazzo. Sporco di merda con i tarzanelli intrecciati a mo' di rastai e a porcù. Grazie per i beat, cazzo. Buonasera, porcaccio di zero. Grazie per i beat, cazzo. Sapete cosa fa rima con Rubino al Samsara di Riccione? Dio assassino e Gesù Cristo coglione. Grazie per i beat, cazzo. David, ma hai fatto apposta, ma dai. Sono venuti a frivare la stanza. Sì, vabbè, solita gag ormai. Gran spinta. Ballaretto dell'estate. Vabbè. Io l'ascolto. No, comunque, David, non so se hai sentito cosa abbiamo detto. No, è che stavo. Mi hanno accompagnato. Hai mai fatto sesso con una ragazza così forte tanto da squartarla? No. Sì o no? Più o meno. Oh! Scherzo. No, sì. Ma smettete di buffarmela, madonna. Sei ancora fidanzata? Porca vacca. Ciao, alla prossima. Secondo me ci sposeremo un giorno. Ciao. Porca vacca. Hello, Leonardo, grazie mille. Ok, vai. Iniziamo, adesso non arriverà a mezza. No, io so, io mi fido. Cheers. Grazie per i beat, cazzo. Ieri mia nonna è morta, ma fortunatamente la benzina è calata di prezzo. Meglio così, mi costa di meno ridurla in cenere. Oh, secondo me Messi è imbattibile. Quindi anche dire chi è il più forte. Il più forte secondo me è Messi. Nel senso che Messi secondo me a livello di talento è pazzesco. A livello di mentalità Ronaldo secondo me è... Diciamo che è un ottimissimo esempio da seguire, perché ha vinto tantissimo ed è un ottimissimo esempio da seguire. Messi è l'esempio del calcio.